ti faccio una domanda più generale che esista. Okay. Noi sportivi italiani ci alimentiamo correttamente? Bellissima domanda. C'è tutto qui. C'è un mondo. Secondo me meglio degli altri, sì. C'è una cultura di base forte, ci informiamo tanto. Ci pavoneggiamo con la dieta mediterranea molto spesso, no? Perché diciamo noi facciamo la dieta mediterranea. La dieta mediterranea in realtà è più la dieta di Creta, più ricca di verdura, di frutta e cereali, non sono poi così tanto alla base. Però poi noi runner abbiamo delle esigenze fisiologiche, perché poi abbiamo bisogno di fare delle ricariche di carboidrati, di gestire la performance prima e dopo, quindi ci alimentiamo bene. Però vorrei dire tre cose, cioè innanzitutto l'ABC, riconosciamo un carboidrato e una proteina, poi dopo andiamo avanti, poi vi verranno tanti dubbi e fate domande. Un carboidrato in natura non si muove, viene dalla terra, quindi la frutta e verdura sono carboidrati, ok? Ma cose semplici, poi li raffiniamo, ci facciamo la pasta, ci facciamo altri alimenti, però sono cose semplici. Le proteine si muovono o deriva da qualcosa che si muove, quindi carne, pesce, derivati, le uova e latticini. E poi vi viene fuori la domanda dei legumi, ma poi questa la fate, fatela voi. Cioè. Ce l'avevo pronta dopo. E poi abbiamo i grassi, no? Sono monoinsaturi, poliinsaturi, questi sono molto importanti. Però c'è un claim dell'Unità Europea che dice dovete mangiare 400 grammi di frutta e verdura. È una campagna importante, in Italia sconosciuta, però sono 400 grammi di frutta e verdura. Quindi fatevi i conti se ci siete oppure no, almeno a questo 400 grammi. Molti di noi non ci sono, okay? Quindi lì dobbiamo insistere, perché poi ci portiamo dietro sali minerali, vitamine. Anche la frutta e verdura è più a basso indice glicemico, quindi poi dovremo capire cos'è. Quindi queste sono le basi. E anche le proteine sono importanti. Ci pavoneggiamo che mangiamo sempre proteine, ci accusano che mangiamo sempre troppe proteine, ma se prendo uno di voi, faccio il counting proteico, viene basso. Perché non c'è la cultura di dire, oh, questo è proteico, questo lo utilizzo e questo no.